siamo qui vicino ai lavoratori, vicino alla CGIL, per protestare con loro contro la politica scellerata di questo governo. Fino a pochi giorni fa non solo non riconosceva la crisi, ma ad oggi non sa nemmeno leggere quelli che sono i numeri della crisi. Sono milioni le persone in piazza, milioni di disoccupati, moltissimi cassa integrati che domani non riusciranno a ricollocarsi. E il governo cosa fa? Vara una nuova manovra finanziaria. Una manovra d'emergenza l'hanno chiamata, ma che di fatto toglie e depotenzia economicamente tutte le possibilità che hanno le regioni per riuscire ad intervenire nel sociale. Questo comporterà di fatto la disdetta di molti contratti, non solo dei trasporti pubblici e delle ferrovie, ma di tutti quegli enti che si occupano di dare welfare, una cosa che il ministro Sacconi si è dimenticato di creare in Italia, ha soltanto creato precariato, insicurezza, ed ora cosa fa? Mette ulteriormente in ginocchio tutti quanti i lavoratori e depotenzia le regioni. Io dico che questa è una vergogna. Italia dei Valori è qui oggi perché non si vergogna di dire le cose come stanno e ha tutta l'intenzione di continuare a farlo finché questo governo sarà costretto a sbattere contro la dura realtà. Oggi Italia dei Valori è qui alla manifestazione del 25 giugno per protestare contro questa finanziaria assolutamente ingiusta, che noi non abbiamo né appoggiato né approvato. Una finanziaria che pesa sempre sulle stesse persone, sulle classi che già stanno soffrendo da tempo, senza toccare né penalizzare quelle che sono le classi medio-alte. Siamo qui sempre con i nostri amici, con i nostri attivisti politici, con i nostri simpatizzanti ad appoggiare l'amministrazione della CGIL, per protestare contro questo governo che ci sta facendo subire ingiustizie ogni giorno. L'ultima che il nostro presidente Di Pietro aveva già previsto è stata di quella di questo nuovo ministro, un nuovo ministro fatto solo per salvarlo dalla magistratura. È stato nominato, e come è stato nominato immediatamente ha chiesto l'uso del legittimo impedimento, proprio a dimostrare chi è la gente che oggi ci governa e per quale motivo va a governarci, solo per portare avanti i propri interessi personali o quelli di parte. Io invito tutte le persone, più persone possibili, oggi più che mai, ad avvicinarsi a questo e ad altre centinaia di banchetti che sono in giro per tutta l'Italia e a firmare contro la privatizzazione dell'acqua, contro il nucleare ed oggi più che mai contro il legittimo impedimento, che ha permesso al ministro neoeletto della cricca di Berlusconi e dei suoi amici di usufruire subito dopo l'elezione del legittimo impedimento per non presentarsi in tribunale. Non solo è eticamente scorretto, ma questo è l'ennesimo schiaffo dato alla fiducia degli italiani e al buon senso degli italiani. Io dico che non ci sono più parole, è giunto il momento che questo governo si dimetta, perché i danni che sta facendo sono molti e ci vorranno molti anni probabilmente se loro continueranno a conservare la loro poltrona, a cui sono molto affezionati, per riuscire a risollevare questo paese. Confido in tutti quanti voi italiani, vi prego per favore, avvicinatevi a questi banchetti, date la vostra firma e soprattutto mandate a casa questo governo.